che ha visto anche diversi interventi legislativi negli ultimi tempi, che si spera possano dare risultati positivi. Certamente. Oggi la celebrazione di questa giornata, appunto, che è indetta dall'ONU contro la violenza sulle donne, è incentrata su questo. In particolar modo è concentrata il nostro impegno sulla parte della prevenzione. Si deve fare prima, non dopo. E oggi questa campagna di sensibilizzazione, che non si conclude con questa tavola rotonda, ma si inserisce in un programma che sarà completato a marzo, vede coinvolte tutte le scuole e gli alunni in particolar modo. È una battaglia culturale prima di tutto. I ragazzi saranno chiamati a realizzare un cortometraggio che sia ispirato ai principi delle pari opportunità, soprattutto ai principi ispirati al rispetto dell'essere umano, perché per contrastare ogni forma di violenza bisogna soprattutto rimuovere gli ostacoli che portano alla discriminazione e alla privazione. Con le scuole, perché è una svolta culturale che deve venire appunto dai ragazzi. Assolutamente sì, la provincia di Salerno aderisce alla giornata mondiale contro la violenza, in particolare sul tema del femminicidio. Devo ringraziare il mio assessore Pina Esposito, l'assessore alle pari opportunità, per la sensibilità che ha dimostrato e per il lavoro importante che sta portando avanti, perché crediamo che al di là dei giusti e opportuni interventi legislativi sia anche e soprattutto un problema di cultura, e quindi parlare innanzitutto con le scuole, con le associazioni, per fare in modo che si comprenda che non può esistere uno Stato che accetta la prevaricazione nei confronti di quei soggetti che hanno bisogno di maggiore tutela, che nobilitano la nostra società perché la fondano. Credo che sia compito di tutte le istituzioni, e voglio ringraziare tutti i partecipanti, Sua Eccellenza il Prefetto, il Signor Questore, il Comandante dei Carabinieri, il Provveditorato della Provincia di Salerno, perché in questo modo diamo ai nostri ragazzi anche la plastica consapevolezza che le istituzioni sono unite nei confronti dei fenomeni di devianza. Grazie. Innanzitutto destinato ai ragazzi, perché parta da loro una svolta quanto mai necessaria in questo momento, in questo particolare momento storico. Beh, io penso che il valore aggiunto della giornata di oggi sia quello di scuotere le coscienze, quello di richiamare l'attenzione su un problema mondiale, internazionale, e quindi è giusto parlarlo e dialogare. Le coscienze vanno risvegliate nei giovani, perché i giovani sono i protagonisti di oggi e soprattutto del domani. E oggi assistiamo a un pullulare di iniziative, e questo è un fatto molto importante, molte più dello scorso anno, molte ancora più di 2 anni fa. Evidentemente il problema, anche per un effetto mediatico, è diventato un problema serio, non più rimandabile, un problema che è necessario attenzionare. Fu introdotta la legge, insomma, contro il reato di stalking, però quali accorgimenti normativi occorrono ancora perché non si verifichino più questi odiosi fatti di cronaca? Beh, intanto diciamo che sono stati fatti, rispetto alla legge sullo stalking, anche degli altri passi avanti, e di quest'anno la ratifica della Convenzione di Istanbul, e di appena un mese fa una nuova normativa sui reati di femminicidio, la cosiddetta legge antifemminicidio, dove praticamente sono stati concretizzati le lotte ai reati di violenza contro la donna, la protezione della vittima, il perseguimento penale con delle specifiche aggravanti per quanto concerne gli autori. Ma io non mi limiterei a parlare di legislazione e di legge soltanto per reprimere o contrastare il fenomeno o prevenirlo. È un fatto culturale, dobbiamo scuotere le coscienze, dobbiamo incidere sulla cultura che c'è oggi, dove ancora oggi noi abbiamo delle convenzioni, abbiamo dei simboli, abbiamo delle paure, le stesse paure, gli stessi simboli, gli stessi atteggiamenti
che la società ci impone. È su questo che noi dobbiamo intervenire. Ecco perché mi auguro che la mattinata di stamattina sia un momento molto importante, perché si possa parlare con i giovani di questo. Oltre alle varie normative, alle varie possibilità che si diranno, che è giusto che siano illustrate ai giovani, ma io penso che sia importante scuotere le coscienze sul rispetto, il rispetto dell'altra persona, il non predominio. Non ci dobbiamo fare lotte tra un predominio dell'uomo rispetto alla donna, un ruolo diverso più o meno predominante. Non c'è nessuna lotta, c'è la coesistenza di diverse persone nei diversi ruoli, nelle diverse responsabilità, senza predominio dell'uno o dell'altro, ma tutte e due importanti, ognuno con le proprie responsabilità e con il loro ruolo ad avere un posto nella società. È su questo che dobbiamo puntare.